Buonasera, ben arrivati a questo webinar. Siamo qui insieme a L'Oréal e diverse persone di L'Oréal, appunto per potervi raccontare un anno e mezzo dopo l'inizio della nostra collaborazione, quale impatto siamo riusciti a generare. Io sono Chris Richmond Z, sono il founder di Migrants ed è pur vero che ruberò poco tempo in questa introduzione. Soltanto per dirvi che 6 anni fa, più o meno quando abbiamo iniziato questa avventura con Migrants, la verità è che non pensavamo di lavorare sull'inserimento lavorativo, ma di fermarci sull'emersione del potenziale dei migranti per poter in qualche modo valorizzare appieno il loro background. Con l'evoluzione della nostra attività in questi anni, nel 2021 abbiamo iniziato a lavorare in modo sistematico sull'inserimento lavorativo. E nel 2021 abbiamo anche iniziato questa collaborazione con L'Oréal. In questo anno e mezzo di collaborazione abbiamo di fatto inserito 5 persone in attività lavorativa mediante stage e oggi abbiamo 3 persone di L'Oréal più una quarta che ci racconteranno dal loro punto di vista punti di forza, punti di debolezza, opportunità e rischi di inserire in attività lavorativa persone migranti in grandi corporate. Un po' per darvi degli spunti di riflessioni, un po' per poter condividere anche con voi giustamente diverse dinamiche che qualcuno di voi ha già visto, qualcuno di voi sta per vedere, oppure qualcuno di voi in futuro avrà la possibilità di vedere. Iniziamo a presentarvi le persone ospiti di questa giornata. Con noi c'è Carola Carlesi, Talent Acquisition Grazie. Specialist di L'Oréal. Avremo subito dopo Barbara Bonfanti, Brand Communication Manager di L'Oréal. Subito dopo avremo Arianna Passarini, anche lei Talent Acquisition Manager di L'Oréal. E alla fine avremo una storia di successo, perciò una persona che ha lavorato e che tuttora lavora ancora in L'Oréal, che è Abdul. Iniziamo lasciando la parola a Carola che ci racconta come abbiamo iniziato questa collaborazione e perché abbiamo iniziato questa collaborazione. Grazie, Carola. Grazie mille Chris dell'introduzione. Allora, buonasera a tutti, sono molto contenta di poter raccontare la collaborazione con Migrants oggi. Io vi racconterò appunto la genesi, cioè come è nata. Mi presento velocemente, Chris ha menzionato che faccio parte del team Talent Acquisition. In effetti gestisco il programma di internship in L'Oréal insieme ad un mio collega, Diogo Pasquale, e sono molto focalizzata sul tema Young Talent perché oltre a gestire il programma di internship gestisco un po' le relazioni con l'università e soprattutto un programma che si chiama L'Oréal for Youth, che sarebbe un programma diciamo globale dedicato proprio agli under 30 per aiutarli a muovere i primi passi nel mondo del lavoro. Questo programma ha un po', diciamo, condensato quella che è la filosofia di L'Oréal di puntare sui giovani, e questa è una filosofia che è stata portata avanti veramente da sempre, ma ha voluto veramente condensarla in un programma che possa essere adeguato a quelli che sono i contesti macroeconomici di oggi. Quindi sappiamo benissimo come il Covid, per esempio, ha impattato i giovani e quindi abbiamo voluto dare degli impegni misurabili e concreti all'interno di questo programma, a partire appunto dal 2021, per supportare i giovani sia in termini di impiego, quindi dare quante più possibilità e opportunità di impiego di qualsiasi tipo, da stage a opportunità internazionali a contratti, insomma, a tempo indeterminato all'interno della nostra, insomma, realtà, ma soprattutto aiutarli anche in termini di employability, quindi aumentare la loro occupabilità tramite attività di orientamento, di career coaching, di mentorship. E un focus molto importante di questo programma è stato proprio sulla categoria underprivileged. Quindi per noi underprivileged lo intendiamo in un senso molto ampio del termine, ovvero dare opportunità a chi di solito non ha accesso a determinati tipi di appunto opportunità di formazione e di impiego. Tra queste categorie, insomma, quando è stato lanciato questo programma, formalizzato questo programma e
insomma, sono stata assegnata come lead del programma in Italia, sicuramente è cominciato un po' il brainstorming, cioè abbiamo cercato di capire, ok, chi è veramente under privileged in Italia? E abbiamo una situazione, insomma, come sappiamo, rispetto al tema dei giovani abbastanza importante, quindi abbiamo un altissimo tasso di NEET, come sapete è il più alto in Europa, abbiamo il terzo tasso di disoccupazione giovanile in Europa, quindi, insomma, abbiamo di cui parlare in Italia e di cui fare, quindi c'è un tema molto fertile a livello di appunto occupazione giovanile, ma il tema che poi era emerso è stato appunto quello dei migranti. In Italia abbiamo insomma un numero di giovani migranti che non hanno accesso a opportunità di impiego e di lavoro, abbiamo circa 250.000 migranti e rifugiati tra i 14 e i 29 anni che sono disoccupati e diciamo 9 su 10 migranti da paesi non europei hanno un impiego irregolare e hanno un employment molto precario. E quindi è così che abbiamo deciso di approcciarci appunto a un partner che in questo caso appunto è stato Chris, che da subito si è dimostrato accogliente, e cercare di capire come integrare delle risorse migrants all'interno del nostro programma a partire dal 2021. La nostra filosofia è stata, ok, come cerchiamo di capire che cosa significa integrare un migrante, da dove partiamo, perché anche per noi era un tema abbastanza scottante proprio come team, e anche una presa politica fondamentalmente, perché molte aziende, forse voi lo saprete, si focalizzano molto sui rifugiati, perché a livello, diciamo, del politically correct è sicuramente più comodo, più facile. Invece noi abbiamo preso una scelta che è stata coraggiosa anche di dire no, vogliamo prendere una scelta anche politica e integrare migranti economici. Abbiamo deciso di partire dal nostro team, molto semplicemente. Quindi Abdul, che parlerà dopo, che appunto porterà la sua testimonianza, è stato la prima risorsa che abbiamo integrato e abbiamo voluto fare un esperimento un po' su di noi, sul nostro team, capire cosa significa integrare una persona che magari ha un background totalmente diverso, e Abdul vi parlerà sicuramente del suo, e cosa vuol dire formarla, farla integrare non solo con la cultura aziendale, ma spesso anche con la cultura italiana. Lo sperimento con Abdul è stato di grande successo, abbiamo avuto appunto un'esperienza test and learn, capito fondamentalmente alcuni elementi chiave, quindi abbiamo poi proposto ad altre risorse all'interno dell'azienda, tra cui Barbara e Arianna che ascolterete, di accettare questa sfida, e sicuramente sono state esperienze sfidanti ma altamente, diciamo, rewarding, veramente è stato, ve ne parleranno, a seconda dei profili ci sono stati veramente diversi risultati, diciamo di grande arricchimento sia proprio per la risorsa stessa, perché è un'esperienza di sviluppo e di crescita all'interno di un contesto multinazionale nel nostro caso, quindi comunque di grande valore per il livello di employability, e hanno ricevuto anche una formazione molto forte in termini di hard skills, ma anche in termini proprio di coaching. Quindi è stata un'esperienza completa dal punto di vista della risorsa. Poi sicuramente per i team, perché i team sono stati anche poi valorizzati in quanto hanno dimostrato di avere diciamo un mindset di diversity, equity and inclusion molto forte, ha dato anche ai nostri manager che hanno seguito le risorse delle skills di people management molto diverse e anche molto forti, hanno saputo gestire risorse non sempre facilissime da gestire, e poi soprattutto è stata un'esperienza gratificante a livello umano, perché si integrano diversi punti di vista e background che spesso non si ha il piacere e l'opportunità di entrare in contatto con questa tipologia di profili. E poi generalmente proprio per l'azienda, per L'Oréal Italia, la diversità di profili all'interno dell'azienda è un nostro mantra, quindi sicuramente ci ha dato l'opportunità di dare ancora più varietà alle persone in azienda, di
appunto confronto e integrazione. Sicuramente c'è stato un miglioramento anche di quella che è la nostra employer value proposition, perché possiamo parlare di esempi concreti di quelli che sono i nostri impegni per i giovani e in generale per la diversità, e poi sicuramente tanta cooperazione tra i vari team affinché ci possa essere delle esperienze di successo all'interno dell'azienda. E un ultimo punto che per noi è stato un key learning importante è stato sicuramente prendersi la responsabilità completa, quindi cercare poi alla fine di effettivamente trovare e prendersi la responsabilità di capire come gestire la risorsa anche al termine dello stage. Quindi ovviamente lascerò poi spazio alle domande per dopo se ci sono, però sicuramente è un'esperienza da non prendere a cuor leggero, e anche nel momento in cui non c'è un seguito poi all'esperienza di stage, noi comunque continuiamo un po' a seguire le risorse, eventualmente poi a richiamarle per altre opportunità. Quindi questo è un po' l'incipit della nostra collaborazione con Chris, che ormai abbiamo avanti dal 2021, ma lascio poi a Barbara, ad Arianna e ad Abdul andare più in profondità rispetto alle loro esperienze. Grazie Carola, grazie mille. La verità è che Carola ha detto, Abdul è stata la prima persona che nel 2021, a fine 2021, abbiamo inserito mediante Stage, ma non è l'unica. Dopo Abdul è arrivata Abir, dopo Abir è arrivata anche Dewi, dopo Dewi è arrivata Aisha, dopo Aisha è arrivato anche Mustafa. Perciò non soltanto 5 persone, 5 profili diversi, 5 pipeline diverse e probabilmente anche 5 outcome diversi. Passo la parola a Barbara Bonfanti, Brand Communication Manager in L'Oréal, che a sua volta anche lei ha toccato con mano almeno uno di questi profili, per fare in modo che ci possa raccontare la sua esperienza insomma, da dentro l'azienda e anche come ha visto crescere la relazione, le competenze e anche l'apporto che le persone con le quali ha lavorato hanno potuto generare. Benvenuta Barbara. Grazie mille Chris, grazie a tutti. Sono anch'io molto contenta di essere qua con voi oggi. Mi spiace non vedermi, ma poi spero che ci siano tante domande, quindi io cercherò di fare una presentazione molto, molto, molto semplice, veloce, ma nello stesso tempo anche esaustiva, per raccontarvi sia professionalmente ma anche un po' umanamente la mia esperienza. Tra le persone che Chris ha nominato, io ho avuto il piacere di lavorare con Dewi. Vi spiego, vi do proprio due indicazioni giusto per spiegarvi un po' il contesto. Io sono Brand Communication Manager del brand L'Oréal Paris. Sapete che all'interno del gruppo L'Oréal ci sono tanti brand, in particolare io mi occupo della comunicazione sia più tradizionale, quindi che la parte anche più ampia di advocacy, eventi e sponsorship di L'Oréal Paris. L'Oréal Paris è il brand, è il leader nel mercato nel mondo della cosmetica e sicuramente lo conoscerete tutti, è quello che da più di 50 anni sostiene il concetto del valore, il valore delle persone, il valore delle donne, perché io valgo, perché noi valiamo. Quindi chi meglio di L'Oréal Paris? Quindi io quando Carola mi ha proposto di avere un'esperienza diversa e in questo senso anche particolare di Dewi, io ho detto subito sì, l'ho accettato molto volentieri, ma proprio perché anche nel DNA del nostro brand, il concetto di empowerment, il concetto di diversity, il concetto di inclusione, sono tutti i valori che noi sposiamo, e perché non farlo anche tutti i giorni, nella vita di tutti i giorni quando lavoriamo. Chi sono le nostre ambasciatrici, le nostre spokesperson? Sono anche loro, rappresentano un po' il mondo della diversità, perché abbiamo dalla signora Jane Fonda a Eva Longoria, Camilla Cabello, Bebe Vio, Miriam Leone, adesso giusto per dirne qualcuna, tutti personaggi che si distinguono per il loro valore, ma completamente diversi dagli altri, per questione di età, di etnia, di origine, e quindi
siamo abituati a lavorare in un mondo di diversità e di inclusione e quindi perché non provare a lavorare tutti i giorni. In particolare io ho lavorato, come vi dicevo, con Dewi. Vi do pochi dettagli perché non so se per questione di privacy posso andare così nel dettaglio. Chris, dimmi tu. Dewi è entrata in azienda con noi e aveva già un profilo un po' particolare, banalmente perché aveva un'età grande di età, nel senso che Dewi aveva più di 30 anni. Noi siamo abituati, per quanto riguarda il mondo degli stage, ad avere delle persone che hanno un'età sicuramente più giovane, perché escono generalmente dai 3 anni della laurea, e quindi già avevamo una differenza di età di 10 anni in più rispetto. In più la diversità era dovuta alla sua etnia. E in più la sfida era che Dewi non aveva mai fatto nulla di comunicazione. Quindi è stato sicuramente un challenge per entrambe, un percorso, io lo chiamerei così, perché prima di oggi ho detto come potervi aiutare per prendere questa decisione, una decisione sicuramente formativa, ma è un percorso che si deve fare tutti i giorni, sapendo che è un'opportunità sia per la risorsa, ma un'opportunità anche per me che sono manager, perché ti vai a confrontare tutti i giorni con una realtà di cui tu non sei abituata, per molti motivi, con il massimo rispetto che ci deve essere da parte del manager e da parte ovviamente della risorsa. È un continuo incontrarsi, un continuo confrontarsi e un crescere insieme tutti i giorni. Che cosa compete? Ovviamente bisogna avere le caratteristiche che secondo me devono essere insite del manager: avere un grande amore per il proprio lavoro, nel senso che ti deve piacere veramente tanto quello che fai, di avere voglia di insegnarlo, che sappiamo nella vita frenetica di tutti i giorni non è così semplice dedicare del tempo a delle risorse per farle crescere, però questo è fondamentale, perché una volta che inserisci una persona all'interno del team, questa persona ha ancora più bisogno di capire il contesto in cui è, perché facciamo certe cose. Quindi è importantissimo avere del tempo da dedicare, dandogli anche delle sfide. Quindi quello che io dico, che non deve essere seguito day by day, vi racconto proprio la mia esperienza, ma deve essere appunto tutto molto chiaro, molto definito, con dei feedback e dei check che devono essere magari un po' più frequenti rispetto a delle risorse con cui tu prima sei entrato in collaborazione. Dewi mi ha dato tante soddisfazioni, ma tante, e posso dire, anche se lei oggi non è qui, lo stesso anche lei, perché ci siamo sentite proprio ieri sera e le ho detto: guarda Dewi, vado a fare questo. No dai, veramente. Quindi cioè proprio si è creato anche un rapporto non solo professionale, umano. Dico di soddisfazioni perché Dewi ha imparato tantissimo, lei è arrivata che aveva veramente voglia di fare, e questo l'ho visto veramente in poche persone all'interno di L'Oréal, che hanno, perché sicuramente lei voleva dimostrare quello che era capace di fare e aveva l'umiltà e la voglia di fare, e questo l'ha premiata tantissimo, tanto che purtroppo il suo percorso di stage è terminato, ma non c'era possibilità nell'organico di inserirla all'interno del mio team, però ciò non toglie, e Carola ne è testimone, che è stata già richiamata più di una volta per delle posizioni che si sono riaperte all'interno del gruppo, e il suo desiderio è di rientrare assolutamente all'interno del gruppo L'Oréal. Quindi questo per dire, di base bisogna aspettarsi una performance ovviamente magari inferiore nei primi mesi, quindi importante non dare una valutazione tranchant nei primi mesi, perché bisogna dare il tempo alle persone di potersi ambientare per dare poi il massimo di loro stessi. Quindi questo è un po'... assolutamente consigliato, quindi se devo dire approvato da Barbara, consigliato e con una grande attenzione al benessere della persona, benessere personale e professionale. Quindi grazie, io Barbara. Terminerei qua, ma per dare proprio anche spazio alle domande, sia adesso oppure decidete voi alla fine, ma mi farebbe molto piacere avere delle domande per potervi rispondere ed aiutare, qualsiasi tipo di domanda a disposizione. Grazie Barbara.
Abbiamo un momento di Q&A alla fine, gli ultimi 10-15 minuti se necessario, ma non esitate a fare qualsiasi domanda all'interno della chat, così da condividere con la persona di riferimento. Siccome Arianna deve scappare subito dopo il suo intervento, diamo la parola ad Arianna Passarini, Talent Acquisition Manager, anche lei ovviamente in L'Oréal, che a sua volta ha avuto forse anche più la fortuna di Barbara, perché ha visto più di una persona che è entrata in azienda. Prego, Arianna. Grazie mille Chris e buon pomeriggio a tutti. E poi ho già avvisato che arriverò un po' in ritardo nella prossima attività, quindi per me è un onore essere qui oggi e insomma essere stata un po' coprotagonista anche di questa esperienza Migrants. Quindi come dicevate, appunto faccio parte del team Talent Acquisition di L'Oréal Italia insieme a Carola e Abdul ne ha fatto parte e ho avuto il piacere di lavorare verso la fine della sua esperienza in Talent Acquisition insieme a lui e di accogliere insieme a tutto il resto del team Mustafa lo scorso settembre. Mustafa è ancora con noi all'interno del team nel ruolo di Candidate Care Coordinator, quindi con un focus sull'esperienza del candidato, quindi un supporto a 360 gradi di tutto il nostro team che è formato da 6 persone. Inizierei dal processo di reclutamento perché è un po' anche il nostro focus, ma questo in particolare è nei confronti di candidati migrants per me ci ha dato molte opportunità, in particolare quella di veramente affrontare anche il colloquio di selezione, perché in realtà ci sono più candidati, tutti con potenzialità molto diverse, ma proprio di focalizzarci sul loro potenziale e non necessariamente su un titolo di laurea acquisito dove piuttosto che una hard skill che già hanno a disposizione, ma veramente sul potenziale che loro possono sviluppare all'interno della nostra realtà. Quindi questo ci ha messo veramente in una posizione di andare veramente a coglierlo attraverso una conversazione che abbiamo svolto insieme a loro. E devo dire che effettivamente quello che abbiamo visto all'interno del candidato che poi abbiamo selezionato oggi nostro collega è stato veramente intanto la sua motivazione, come lo diceva anche Barbara, la sua umiltà nel volersi confrontare con una realtà come la nostra, ma anche sotto altri mestieri delle competenze comunque già acquisite, che non sono necessariamente, diciamo, in ambito HR, ma sono veramente quelle di organizzazione, di rapportarsi con altri interlocutori, piuttosto che appunto di gestione di file più complessi e via discorrendo. Quindi ovviamente non abbiamo sempre la prova di tutto questo, ma è veramente anche nostro impegno poi sviluppare queste aree. Quindi ci siamo presi la sfida di integrare all'interno del team una persona che innanzitutto non parla italiano, quantomeno non parlava italiano nel momento in cui abbiamo deciso di inserirla. Questo per noi può essere visto in due modi, nel senso che può essere visto magari come un limite in certe interlocuzioni interne, perché questa figura, giusto per darvi il contesto, ha un'interazione, e Abdul lo sa meglio di me, a 360 gradi con tutto il contesto aziendale, perché è il compito, prima di tutto, di prendersi cura dei nostri candidati e quindi anche di pianificare tutte le varie interview all'interno del processo di reclutamento. E quindi è un'interazione veramente a 360 gradi con tutta l'azienda e tutte le seniority che ci appartengono, e quindi veramente il fatto della lingua era un fatto per noi importante, ma che si sarebbe potuto sviluppare nel tempo. Ovviamente come azienda cerchiamo di dare gli strumenti a disposizione, tra cui dei corsi online piuttosto che diciamo la nostra interazione con lui nel seguirlo in questo, ma appunto, come vi dicevo, è importantissimo vedere quella che è la motivazione, la volontà e il potenziale di una persona di volersi sviluppare da questo punto di vista. Oltre a questo c'è un'altra cosa importante da dire sulla persona che abbiamo scelto all'interno del team, che è effettivamente la sua permanenza in Italia. Questa persona rientrava, usciva dal suo paese solo 6 mesi prima di raggiungere L'Oréal, veniva da un contesto difficile all'interno del suo paese, per cui non poteva più rimanere, e di conseguenza era nuovo nel contesto italiano, e quindi non è stato
stata solo un'integrazione a livello aziendale, che già è molto difficile per tutti quanti noi, e infatti lo diciamo sempre che almeno 6 mesi di integrazione per chiunque venga anche da un'altra multinazionale simile alla nostra. In questo caso, appunto, c'è stata l'ulteriore sfida dell'integrazione all'interno di un nuovo paese, che avendo iniziato così presto nella sua permanenza in Italia il rapporto insieme a lui, ne abbiamo preso parte noi stessi come team. Questo che cosa implica? Implica il fatto che accanto a tutto quello che si svolge nel contesto lavorativo ci siano anche degli impegni in taluni casi personali, diciamo, da portare avanti per anche solo, pensate, legalizzarsi in questo paese, trovare un alloggio in questo paese, trovare la propria dimensione propria e magari dei propri familiari che sono venuti in Italia insieme. Quindi una cosa importantissima per me e per il team è stata la comunicazione con questa persona, perché al di là della sfera professionale emerge anche una sfera, in taluni casi, soprattutto quelli di migrants di prima generazione, anche personale, da supportare, perché chiaramente si tratta poi di una commissione, no? Con quello che è anche lo stato d'animo, con quello che è anche, come lo sappiamo tutti, poi gli output che si possono realizzare a lavoro. Quindi dal nostro punto di vista c'è stata una grossa opportunità nel strecciare anche il nostro comportamento, quindi sia in termini di lingua e quindi magari includere all'interno dei nostri meeting sempre la lingua inglese, piano piano ovviamente, chiedendogli sempre se preferiva l'italiano piuttosto che l'inglese. Dall'altro canto, insegnare anche a lui l'italiano in questo senso, quindi è stato un win-win da questo punto di vista. È stata l'opportunità di conoscere per noi una nuova cultura e veramente cogliere tutto il potenziale di questa persona, che sta portando veramente un buon risultato, un grande supporto all'interno del team, e che quindi effettivamente, facendo leva sul suo potenziale organizzativo, di interlocuzione e di tutto il resto, è riuscito veramente a portare un valore aggiunto. E noi dall'altra parte, appunto con il nostro contributo, cerchiamo di trasferirgli un po' quello che siamo culturalmente, sia come paese ma anche come approccio aziendale, quindi sperando che questo sia il primo tassello di contesto professionale che poi andrà a svilupparsi in L'Oréal o comunque altrove, ecco. Perciò dal nostro punto di vista è sicuramente un grande, diciamo, onore, per differenziare, e piacere avere nuovi background all'interno del team per differenziarci, e per anche da questo dialogo anche che nascono idee creative o nuove soluzioni. Quindi questo sicuramente ci porta a un grande valore aggiunto. Allo stesso tempo, appunto, diciamo, non voglio chiamarle difficoltà, perché secondo me sono anche un po' insite per definizione, no? In quello che può essere un profilo di questo tipo, e quindi in realtà potrete avere la scelta e potrete confrontarvi con diversissimi profili, come anche al di fuori del contesto migrants, da questo punto di vista. Quindi chi è più in Italia da un po' più di tempo, magari è già più integrato al paese, chi è veramente più nuovo all'interno della nostra realtà, ma come lo abbiamo visto con il caso di Abdul, che era qui da un po' più di tempo, e come lo stiamo vedendo con Mustafa, che invece è un po' più recente, diciamo che poi l'outcome può essere veramente positivo in entrambi i casi. Quindi è importante la comunicazione e che cosa si vuole raggiungere e come ci si predispone, non solo a livello individuale ma proprio a livello di team. E quindi, grazie al fatto che non era la prima persona che arrivava all'interno del contesto L'Oréal, siamo riusciti comunque già a mettere un po' più on board e creare un po' più di consapevolezza all'interno anche dei nostri interlocutori, del fatto che si sarebbero dovuti confrontare talvolta con persone che non necessariamente erano già a conoscenza del nostro contesto aziendale. Ecco. Quindi questo è Grazie, quanto. Grazie Grazie a mille. voi. Allora, Arianna, c'è una domanda per te, te la faccio velocemente sapendo che devi scappare. Arriva la Tiziana e chiede: Arianna, il focus sul potenziale è sempre presente quando L'Oréal assume, oppure è una caratteristica che avete tenuto in considerazione solo in questo caso?
Bellissima domanda, grazie Tiziana. Allora, devo dire che in un primo momento delle nostre interview, comunque scambi conoscitivi, c'è sempre possiamo chiamarlo assessment o comunque una valutazione di quello che per noi è il potenziale. Chiaramente ne abbiamo poi una definizione più approfondita, ma c'è overall a 360 gradi. È chiaro che per il mondo stage, e in particolare di cui questo programma rientra, è ancora più accentuato laddove si pretende poi, insomma, meno dal punto di vista di expertise più verticali, conoscendo appunto i background e vedendo anche un po' le opportunità che possiamo offrire. Per definizione l'internship è un percorso formativo e di conseguenza ci aspettiamo che nel momento in cui ci sia il potenziale e un adeguato accompagnamento, la persona possa svilupparsi poi su delle competenze un po' più verticali. Quindi ti confermo che overall c'è, soprattutto nel passaggio HR. Poi nel momento in cui ci sono posizioni un po' più alte, diciamo un po' più specifiche, ci sono ulteriori passaggi in cui si tengono in considerazione altre caratteristiche. Spero di averti Grazie mille. risposto. Grazie Arianna, grazie mille e grazie per il tuo tempo. Allora, io vorrei, siamo in anticipo di qualche minuto, vorrei soltanto approfittare per contestualizzare su un paio di cose. Abbiamo parlato molto di Abdul, che in Italia da, ce lo dirà tra poco, probabilmente più di 5 anni, parlava già italiano, è entrato nel team di talent acquisition, perciò HR. È pur vero che abbiamo parlato di Dewi, anche lei in Italia da un po' di tempo, parlava italiano nel team dedicato alla comunicazione e advocacy. Non abbiamo parlato di Abir questa sera, che anche lei è in Italia da tanto tempo e che è entrata nel team finance. Non abbiamo parlato di Aisha, che a dire la verità è nata in Italia e che è entrata invece nel team advocacy. E abbiamo parlato di Mustafa, che lo devo dire perché potrebbe essere utile, è giustamente arrivata in Italia 6 mesi, come accennava Arianna, prima della sua entrata in L'Oréal. Perciò è arrivata in Italia 6 mesi prima di iniziare la sua prima avventura professionale. E Mustafa è una di quelle 5.000 persone che è stata evacuata dall'Afghanistan dopo il casino che è successo 2 anni fa. Perciò sono due tipologie di profili diversi, i primi quattro inserimenti rispetto all'ultimo inserimento fatto. E questo giustamente genera anche un impatto diverso sia per la persona sia anche per l'azienda stessa. Carola, non so se vuoi dire in un minuto, qualcosa su questo fronte prima che diamo la parola a Abdul. Sì, no, assolutamente, volevo magari appunto contestualizzare quello che hai detto per dare un po' l'idea della ricchezza di profili che si possono avere da parte vostra e fate anche un super lavoro di shortlist. Noi la maniera in cui lavoriamo con Chris per quanto riguarda i processi di selezione, Arianna un pochino ce l'ha già accennato, noi proponiamo innanzitutto internamente, come abbiamo fatto appunto con Barbara, andiamo ad identificare quali sono i manager e le posizioni dove sappiamo che l'intern potrà avere effettivamente un percorso di sviluppo e di formazione migliore in assoluto, sia in termini umani, sia in termini ovviamente poi di contenuto. Quindi chiaramente anche il tipo di team e il tipo di tutor noi lo andiamo a scegliere con cura, perché appunto sono risorse che vanno effettivamente seguite e sicuramente, come saprete, i contesti aziendali sono dinamici, sono sempre sfidanti, quindi chiaramente ci vuole un forte commitment da parte del tutor e del team, è qualcosa che cerchiamo di prendere molto seriamente, perché poi lasciare una risorsa un po', diciamo, alla deriva generalmente per qualsiasi tipologia di risorsa in un contesto di internship è qualcosa che evitiamo assolutamente, ma in particolar modo in un percorso dove si richiede tanta integrazione, anche tanta rassicurazione per le risorse, bisogna scegliere e integrare i team giusti. Fatto questo, noi chiediamo appunto a Chris,
proponiamo la posizione, Chris si adopera insieme al suo team per trovare quelli che sono i profili più in linea, ci propone una shortlist, noi facciamo i colloqui appunto come diceva Arianna con la shortlist che ci viene effettivamente data e poi scegliamo diciamo la risorsa che ci sembra migliore per l'integrazione. Quindi come vedete ci sono tantissime opportunità, Chris vi ha menzionato insomma varie funzioni, dalla comunicazione al talent acquisition, al finance, a appunto la parte digital con Aisha, chiaramente si può davvero spaziare anche in termini di lavoro, proprio di mansione. E quindi questo sicuramente è una grande ricchezza per noi nella collaborazione con Migrants, perché sappiamo che ci affidiamo comunque a dei partner che ci daranno comunque dei profili che sanno essere in linea con quelle posizioni che noi abbiamo proposto. Io ho una domanda che vorrei fare a questo punto. Siccome abbiamo saputo che Abdul è entrato con uno stage, vorrei capire oggi che è rimasto se è ancora in stage piuttosto che ha avuto una tipologia o quale tipologia di conversione di contratto ha avuto, se si può dire. Ti do a Carola eventualmente. Sì, sì, sicuramente. Allora sì, Abdul è entrato effettivamente con uno stage in talent acquisition, come dicevamo, ha poi avuto un contratto a tempo determinato in un team di una delle nostre divisioni, la divisione prodotti professionali, dove ha dimostrato ancora una volta il suo valore ed è stato poi eventualmente convertito in un contratto a tempo indeterminato, scusateci, e sta attualmente lavorando come beauty advisor presso la nostra, diciamo, nel nostro retail. E chiaramente questa è un'esperienza che sappiamo lo farà crescere per poi eventualmente reintegrarlo in altre posizioni in azienda. Quindi stiamo costruendo un percorso di carriera poi ad hoc sulla risorsa, avendo avuto modo di insomma verificare e soprattutto diciamo valorizzare quello che è il talento incredibile di questo ragazzo. Barbara, noi sappiamo che Dewi, nonostante le sue capacità, non ha avuto la possibilità di rimanere in azienda. Hai accennato prima che non c'erano diciamo delle posizioni disponibili. Mi chiedo se ci fossero state delle posizioni, se Dewi sarebbe anche lei rimasta in azienda e come avrebbe eventualmente avuto un'evoluzione del suo percorso, sarebbe rimasto nel team comunicazione oppure l'avresti vista in un team diverso? Allora, sicuramente Dewi, il suo sogno, Carola lo può affermare, ma lo può affermare anche lei, è quello di rientrare presto in azienda, valutando anche delle altre opportunità, delle altre divisioni e degli altri segmenti. Lei, come vi dicevo prima, non aveva nessun background di comunicazione, lei lavorava più come comunicazione ma anche all'interno di un'azienda, perché lei ha sempre lavorato un po' da casa e quindi questo aspetto diciamo che l'ha aiutata molto anche da un punto di vista relazionale. Una cosa che non vi ho detto e che ve la dico adesso apposta è che Dewi quando è arrivata aveva una bimba neanche di 6 mesi. E questa cosa è stata comunque anche questa super challenging, perché sapete benissimo come anche la difficoltà di conciliare la vita personale con la vita professionale, però questo siamo riusciti in un'ottica proprio di mindset nuovo, ma che ci ha aiutato anche molto anche questo lavoro flessibile che noi abbiamo, nel senso che all'interno di L'Oréal abbiamo la possibilità di fare ogni settimana 2 giorni di flex work, quindi attività lavorativa presso la propria abitazione, e 3 giorni in presenza. Quindi questo non per sviare la domanda, però per dire appunto che c'era anche questa opportunità che secondo me è importante da sottolineare e che non abbiamo detto, proprio della lungimiranza di L'Oréal, dell'azienda in sé.
Allora, io Dewi l'avrei sicuramente tenuta, quindi se fosse stato per me l'avrei tenuta, le avrei ovviamente dato delle responsabilità diverse, nel senso che in qualità di tutor il mio dovere è stato quello di insegnarle un po' tutto e di farle vedere tutti gli aspetti. Sicuramente, come tutte le persone, lei aveva delle capabilities più propense per una parte magari più analitica che relazionale, e quindi l'avrei fatta più crescere su questo aspetto, aiutandola però a crescere anche nel mondo delle relazioni, perché facendo comunicazione è importantissimo anche sviluppare questo aspetto. Però, come tutte le persone, lei aveva molto più sviluppata questa parte qua di analisi piuttosto che una parte relazionale. Quindi sicuramente l'avrei tenuta, le avrei però calzato, diciamo, di più il progetto su se stessa. Grazie mille. Ci sono un paio di domande in chat. Una è dedicata a migrants. Come entriamo in contatto con i talenti che poi proponiamo alle aziende? Abdul, come anche Mustafa, Dewi e tutti i nostri utenti oggi entrano in contatto con Migrants e con la piattaforma principalmente grazie al passaparola. Non abbiamo grandi strumenti o strategie di comunicazione per acquisire utenti, è grazie agli utenti che sono già in piattaforma che traggono beneficio dai nostri servizi, che condividono questa opportunità con amici, conoscenti, parenti già in Italia o anche nei paesi di origine. La seconda domanda che c'è è come affrontiamo il tema visa, cioè perciò visti. Oggi non lo affrontiamo, semplicemente perché lavoriamo con PICMI e con l'inserimento lavorativo soltanto in Italia e tutte le persone che proponiamo alle aziende sono persone con un permesso di soggiorno valido e abilitate a poter essere iscritte al centro per l'impiego e poter essere assunte. Io faccio una domanda a Carola. Abdul ha fatto un percorso incredibile e io non me lo aspettavo e neanche lui, e la verità è che Abdul, facendo questa scelta di entrare in L'Oréal, ha fatto una scelta anche di ridurre il suo stipendio all'inizio, sapendo che nel futuro avrebbe potuto tornare agli stessi livelli precedenti, se non di più. Perciò oggi lui ha un contratto a tempo indeterminato, è in teoria beauty advisor, e mi chiedo, guardando indietro, come ci è arrivato Abdul? È grazie solo alle sue competenze, è grazie alla sua motivazione, è grazie al fatto che è stato in grado di adattarsi? Qual è la principale ragione per la quale Abdul è arrivato oggi dove è arrivato? Tutte quelle che hai menzionato. Assolutamente. E queste caratteristiche, voglio ribadire, appartengono a tutte le risorse che abbiamo integrato in L'Oréal nel nostro programma di internship, tra cui Dewi, quindi non c'è una discriminazione, diciamo, rispetto ai profili. Ci sono, come sapete benissimo, per chi lavora in azienda, semplicemente delle situazioni contingenti che permettono a volte di inserire alcuni profili rispetto ad altri per competenze, per posizione, per job. Quindi il passaggio poi a un lavoro tra virgolette più stabile è poi chiaramente, diciamo, legato a contingenze aziendali e a bisogni aziendali, quindi slegato un po' dalla motivazione. Per quanto riguarda poi Abdul nello specifico, Abdul non è qui, però sono sicura che posso menzionare questo elemento chiave. Abdul la terza media, nel senso non ha neanche fatto un percorso diciamo canonico superiore, e questo fa capire appunto il talento di Abdul, sia ben chiaro. Quindi ha un talento innato, una motivazione innata che ha saputo esprimere perfettamente. Sicuramente quello che è stato molto importante per lui è stata la sua esperienza precedente lavorativa e di integrazione in Italia, dove ha potuto appunto, come menzionava prima Chris, lavorare in un hotel come receptionist. Ciò le ha permesso di sviluppare anche delle competenze interpersonali molto forti e saper gestire le relazioni con clienti. Tutto questo ovviamente imparando un italiano perfetto,
Quindi è chiaro che è stato facilitato poi anche nell'inserimento poi in appunto quella posizione che ricopre oggi di Beauty Advisor, dove ha un contatto con i clienti giornaliero ed è capacissimo di farlo. Tra cui ovviamente voglio anche menzionare una mutazione fortissima. Abdul si è veramente mangiato quelli che erano i nostri corsi di approfondimento in tutte le materie che noi mettiamo a disposizione a ovviamente tutti i nostri stage, ma in particolare con lui siamo andati e con tutti i migranti, tra cui Dewi, abbiamo fatto un percorso di sviluppo apposito e la passione che ha dimostrato, la voglia di imparare, eccetera, l'ha permesso anche di crescere velocemente all'interno dell'azienda, professionalmente parlando e relazionalmente parlando. Quindi ha avuto una crescita, un'impennata, grazie proprio alla sua determinazione e alla sua voglia. Quindi questo penso siano i motivi principali. Grazie mille. Abbiamo ancora 2 minuti. Io vi faccio soltanto l'ultima domanda. Inizio da Barbara, ma è proprio veloce. Qua ci ascoltano delle aziende che hanno già fatto inserimenti lavorativi di persone migranti, non faccio nomi e cognomi. Ci sono aziende che, come voi, lo stanno facendo, ci sono aziende che vorrebbero farlo e eventualmente hanno quasi paura, hanno quasi timore. La domanda è molto semplice, Abdul, Dewi, piuttosto che Aisha, piuttosto che Abir o Mustafa, sono solo loro 5 i talenti tra i migranti oppure secondo voi ce ne sono altri? E che cosa possiamo dire alle aziende per invitarle, no, a fare quello che voi state facendo? Dunque, io parlo da un punto di vista di business, non da un punto di vista di recruitment, perché io non seguo questa parte, la segue il team di Carola. Secondo me ce ne sono molti altri, io ho proprio questa sensazione, perché la diversità, il non essere tutti uguali, dà sicuramente un grande valore aggiunto, sia come ispirazione a vedere le cose in maniera diversa e proprio di un approccio mentale e ma proprio di confronto. Cioè, la parola che vi volevo dire era, qui ho detto due parole, quindi percorso, vede che faccio comunicazione, percorso e confronto, perché il confronto quotidiano ti permette veramente di avere un percorso di crescita sia per il manager e ovviamente per la risorsa. Quindi, secondo me, la risposta è no, ci saranno sicuramente tantissimi talenti e personalmente non vedo l'ora di scoprirne altri senza abbandonare quelli che abbiamo cresciuto e con quale sicuramente si instaura anche un rapporto diverso e di relazione. Questo è in dubbio. Grazie. Carola, velocemente. Sì, mi accodo totalmente a quello che ha detto Barbara. Non è che lo suppongo, ne sono certa, lo vedo tutti i giorni, lo vedo nei colloqui che facciamo con Chris, delle risorse che lui ci propone e lo vedo nei numeri, lo abbiamo detto prima, abbiamo 25.000 ragazzi tra i 14 e i 29 anni che sono in cerca di un impiego e cerca di opportunità di formazione, quindi sono sicura che saranno molto di più di 5 e spero davvero che vogliate insomma, intraprendere questo percorso che richiede sicuramente dedizione, ma che poi a livello umano e a livello aziendale apporta un valore veramente incredibile, quindi altamente consigliato e per qualsiasi cosa ovviamente noi lasceremo i nostri contatti se volete poi approfondire o farci altre domande Molto anche. volentieri, anche magari non davanti a tutti, in separata sede, più che volentieri a vostra disposizione per condividere un'esperienza che noi abbiamo già provato e testato e quindi veramente magari tante paure possono essere anche superate dalle tante soddisfazioni che si hanno quotidianamente, ma soprattutto poi alla fine del percorso. Grazie mille. Ringrazio veramente Carola, ringrazio Arianna che è dovuta andare via, ringrazio Barbara e vi ringrazio veramente tanto per aver deciso di investire un'ora con noi. Grazie, grazie ancora. Ci Grazie a vediamo te, alla Chris. prossima puntata. Grazie A a tutti. A presto, presto, arrivederci. arrivederci a tutti. Grazie.